10 cani da guardia più letali del mondo. Numero 10. Il Bull Mastiff. Uno dei migliori cani da guardia, ottimo anche da compagno di vita, meglio se con un giardino a disposizione e anche tempo, si affeziona e non ama la solitudine. Nei tempi antichi, è stato selezionato come aiuto del guardiacaccia per la cattura dei bracconieri. Intelligente e perspicace, affidabile al 100%, il Bull Mastiff è sempre lucido e pronto all'azione, non teme nulla. Ha tutte le carte per essere il cane da difesa che ognuno di noi desidererebbe. Numero 9. Il Fila Brasileiro. Il Fila Brasileiro è un cane di grosse dimensioni, originariamente utilizzato per la caccia al cinghiale e al giaguaro, poi grazie alla sua straordinaria intelligenza è diventato un ottimo cane da guardia e da protezione. Sono molto territoriali e protettivi nei confronti dei loro padroni, seguendoli ovunque vadano e prestando particolare attenzione a chiunque oltrepassi il suo territorio. Numero 8. Il Cane Corso. Il corso è un cane da guardia, da difesa, da polizia e da inseguimento, è il discendente diretto dell'antico molosso romano. Anticamente presente in tutta Italia, è rimasto soltanto nelle Puglie e nelle regioni limitrofe di questa zona dell'Italia meridionale. Guardiano della proprietà, della famiglia e del bestiame, in passato veniva impiegato per sorvegliare le mandrie e per la caccia agli ungulati. Numero 7. Il Boer Boyle. Questa razza ha origini molto antiche che risalgono a molti secoli or sono, è originario del Sudafrica dove veniva utilizzato comunemente come cane da guardia. È un cane di dimensioni notevoli, che deriva dall'incrocio di vari molossoidi africani e non, ha tendenze aggressive, ma se addestrato nel modo giusto può diventare un ottimo cane da compagnia, e ovviamente hanno bisogno di molto spazio aperto in cui correre e poter esaurire le loro energie. Numero 6. Dogue de Bordeaux. Il Dogue de Bordeaux è tipicamente un molossoide brachicefalo con cavilineo. È un cane molto possente, il cui corpo molto muscoloso conserva un insieme armonioso. È costruito piuttosto vicino al terreno, ovvero la distanza sterno-suolo è leggermente inferiore all'altezza del petto. Tarchiato, atletico ed imponente, presenta un aspetto molto dissuasivo. Numero 5. Il Rottweiler. I Rottweiler sono considerati spesso tra i cani più pericolosi in assoluto, e questo dipende dal fatto, il più delle volte, che non hanno subito l'addestramento adeguato e non hanno imparato le regole della civile convivenza. Sono cani pastori, con un forte istinto di difesa, e per questo motivo tendono ad essere molto aggressivi, se non educati, verso tutti coloro ritengono siano un pericolo per il loro padrone o per chi lo circonda. Numero 4. Il Doberman. I cani Doberman sono considerati da molti i migliori cani da guardia in assoluto, perché sono molto territoriali e tendono a far rumore più che a mordere, cosa che fanno solamente in situazioni di estrema necessità. In passato venivano anche utilizzati dalla polizia, ma la tendenza ad abbaiare a tutto e a tutti tendeva a renderli poco adatti alle operazioni, così che ad oggi vengono sostituiti con altre razze, in ogni caso sono cani grandi, e hanno molta forza. Numero 3. Dogo argentino. Il dogo argentino è un cane molto muscoloso originario della provincia di Córdoba in Argentina, veniva utilizzato principalmente come cane da caccia. È un cane che necessita di un addestramento molto rigido e ben fatto, che lo aiuti a placare la sua indole aggressiva, e proprio per via di quest'ultima che il dogo argentino è stato vietato in circa 10 paesi tra cui Australia, Nuova Zelanda e Portogallo. Numero 2. Il pastore tedesco. Sebbene sia uno dei cani in assoluto più belli, il pastore tedesco può diventare molto pericoloso, specialmente se non è stato addestrato correttamente. Ottime guardie per i greggi, questi cani di origine tedesca possono diventare anche molto protettivi nei confronti del loro gregge, quindi del padrone e della famiglia in cui vivono, tanto da aggredire chiunque provi ad avvicinarsi, nelle situazioni peggiori. Numero 1. L'American Pitbull Terrier. Originaria degli Stati Uniti, questa razza è considerata in assoluto la più pericolosa in America. Questi cani sono stati selezionati geneticamente all'inizio dell'Ottocento, ma successivamente sono stati incrociati più per i caratteri di aggressività che non per altri aspetti, questo perché per molti anni sono stati i protagonisti dei combattimenti tra cani. Anche se questa pratica è oggi in disuso, le caratteristiche di selezione rimangono e questi cani sono quindi, istintivamente, molto aggressivi verso tutti.